Dov'è? No, non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto, porca troia, non mi ha visto. Adesso entra, adesso lo so che entra. Gli sparo se entra, me ne fotte il cazzo. Avevo detto che lo facevo. Allora mi butto, tiro la flash e corro. Non vedo altre soluzioni qui. Porca troia. Perfetto. Spero che abbia preso anche l'altro. Dai, 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 dai. Ma no, ma quanto corrono. Che schifo. Porca troia. Che vita, che vita. Non si può giocare così. Non è più un gioco poi, è ansia e basta. Allora, facciamoci un'altra robetta curativa. Fanculo. Ok. Non so se salvare. Che uno debba vivere così, debba vivere così nell'ansia. Dai, salviamo. Ok, allora, mettiamo giù questo. Prendiamo l'ingranaggio grande. Mettiamo giusto munizioni, prendiamo il libro rosso. Mi pare di dover andare sempre nella stessa direzione. Sì. Che sala d'attesa, opere. Perfetto. Allora. Vediamo. Mi conviene passare per l'atrio principale. Vado su, vado alla biblioteca, esco da lì. Sì. Salve. Allora, dritta. Via. Qua c'era ancora un leaker, ma vabbè. Dov'è? Più avanti, ottimo. Ottimo per modo di dire. Eccolo. Devo tirare la flashbang. Tra poco. Ora. Vai. Dritto. Ok. È rimasto stordito anche lui, in teoria. Allora, ora devo spostare tutto. Speriamo non abbia capito in che direzione sono andato. Allora, vai. Ok. Mi sono sbagliato, bisogna che faccio così. Ok, perché sposto questo qua. Vai, Claire. Buono. È arrivato? No. E qua mi prendo le munizioni. Eccolo qua. Via. Ok. Sono per di qua. Mi sono dimenticato di aprire il lucchetto.
Lucchetto è questo, lucchetto a combinazione. Non era quello? Sì, era quello. Merda, mi sono scordato di aprirlo. Ok. Faccio tornando indietro. Madonna. Proprio qua. Fanculo. Allora, piano di riparazione. Dato il grande valore storico della campana, chiamerò uno specialista per farla riparare. Illustrerò i dettagli una volta che sarò arrivato. Nel frattempo metterò in sicurezza la campana, in quanto il supporto minaccia di rompersi. Ok. Allora. Buono. Ora sopra dovrebbe esserci l'ingranaggio piccolo, piccolo, piccolo. Quello è il componente. Con l'ingranaggio. Lo piazziamo. Adesso mi serve di nuovo. Porca vacca. Mi serve di nuovo l'ingranaggio grande. Mi sa che sta schiacciando lo zombie che c'è qua fuori. Senti. Padò. Ok. Perfetto. That worked. Buono. Recuperiamo il componente. Perfetto. Allora, adesso. Ma fuori c'è un'erbetta. Adesso c'è anche un fottuto zombie. Eccolo. Riusciamo a prendere l'erba? Via. Di là non ci vado. Porca di quella. Ok. Aia, mi ha preso. Ma fai sul serio. Ma che cazzo. Mi ha preso col pugnetto della minchia. Vabbè. Lucchetto a combinazione è di qua. Mi ero scordato di questi. Mi conviene fare il giro. Eccolo. Proprio davanti alla porta. Allora, scendo. Vado giù per l'ufficio della Stars, anche se pure lì c'è lo zombie. Vabbè, ma sempre meglio. Cioè, c'è il leaker, ma sempre meglio un leaker che due. Dai che non fa in tempo a raggiungermi. Dai che non fa in tempo a raggiungermi. Passi, senti i passi. Porca troia. Di qua. Spero che magari attaccando l'abbia colpito. Andrà, super di qua. Qua il lucchetto. Speriamo mi perda e non faccia le scale. Era DMC. Dov'è? DCM, non DMC. DCM. Ok. Venne su? Quanto pare sì. Ok.
Se non voglio ripassare per dove ci sono i leaker. Facciamo così. Vai Claire, vai. Brucia merdoso. Allora, di là ci sono i fottuti leaker. Allora. E niente. Non mi curo, dai. Aspettiamo. Aspetta che recuperi i colpi, però. Meno quello. Buono. Ah, e metto giù questo. Ok. Adesso devo riuscire a passare. Arrivare all'ufficio. Oh, dai, vai su, vai su. Bravo, vai a farti un giro di sopra. E io passo tranquillo. Che disastro. Ufficio, eccolo qua. Perfetto. È qui? Mi sa che è qui. Sì, è proprio qua. Allora, mi porto il portagioie. Componente elettrico. Ok. Per arrivare lì devo passare. Se passo dalla scala antincendio arrivo direttamente là. Sì, mi conviene. Mi pare ci fossero molti altri zombie di qua. Almeno. Non ho aperto la cassaforte. L'ho aperta la cassaforte? No, che non l'ho aperta. Ok. Lo farò. Andando. Vabbè, un altro zombie. Di sicuro con Rio. Con Leon era stato più bravo a ripulire, quello sì. Allora. La cassaforte. È qui. Boh, vediamo la combinazione che non me la ricordo. Rapporto di confisca. 6 sinistra, 2 destra, 11 sinistra. Allora, 6 sinistra, 11 destra. No. No, ho sbagliato. 6 sinistra, 2 destra, 11 sinistra. Ok. Caricatore. Caricatore maggiorato per la pistola. Perfetto, 26 colpi. Wow. Ok, adesso di qua. E andiamo a prendere la gemma. Perfetto. Dai, droppa sta gemma. Ok. Perfetto. Combiniamo. Ottimo. Ok. E potrei anche andare già a prenderla. Volendo. Basta solo che non mi faccio vedere. Sala d'attesa di qua. Buono. Ce l'ho lo spazio per tenere un'altra arma, sì? Sì. E gli zombie di sopra che si lamentano. Allora.
dalla lounge. Oh cazzo, è questo? Ah, mi ha seguito da dentro. Fanculo, va. Mi ha seguito dall'altra stanza. Quella che ho aperta prima per sbaglio. Cioè, per sbaglio. Mi ero dimenticato che era lì. C'è anche un licker là dentro ancora. Ma c'è un licker in sto corridoio. C'è un licker ovunque. Porca troia. Ok. USB. Perfetto. E tiriamoci su sta belluzzi. Solo 20 colpi? Forse si può caricare di più. 24 colpi. Ok. La lettera. Ah, di nuovo la lettera di... Come va in quella vecchia schifosa centrale? Il vecchio Irons vi rompe le palle come al solito. Io sono appena andato a trovare una pollastrella. Vi lascio immaginare cosa è potuto succedere sotto il suo ombrellone bianco e rosso. L'Europa è una figata. Un mese non basta affatto per imparare a conoscerla. Forse prolungherò questa gitarella di altri 6 mesi. Barry, non metterti in testa di raggiungermi. Non vorrai far piangere tutte quelle bambole, eh? Ci penso io a loro. Jill, se Claire prova a contattarti, dille che sto bene, ok? Chris Redfield. This does not sound like Chris. No, difatti. Allora è voluto che non sound like Chris. Forse ci sono dei collegamenti di trama che mi sfuggono. Ah, cazzo, il badge. Ok. Facciamo rientrare la USB. Che mi servirà più avanti. Lo stronzo è qua. Sembra essere... Non in questo corridoio. Posso tornarmene tranquillo da qui. Ok. L'altro... Lo zombie? Dove è andato? Ah! Vabbè. Vatti a divertire. Allora, devo mettere giù qualcosa? Distintivo. Magari. Ah, là c'è ancora Marvin. Mi prenderò cura di te più tardi, Marvin. Ora ho altri problemi. Ma credo che vada bene così. Mi è andato fino ai denti. Via. Ha pestato un altro zombie, mi sa. Allora, devo andare di sopra. Quindi se passo di qua, visto che c'erano ancora zombie sotto. Dai Claire, dai Claire. Quanto mi rode come mi ha morso quello. Madonna. Mi rode un sacco. Ok, ufficio del commissario. Però aspetta, devo passare da fuori. Sì. Fuori fuori? Sì, da fuori fuori. Oh no. Sì. Vediamo che salgo. Boom. E che poi scendo le scale. Da questa parte. E di qua si dovrebbe arrivare all'ufficio. Sì. Si arriva all'ufficio. Ottimo, allora. È questo? Non l'avevo letto. Rapporto in personazione. Allora, cervo della coda bianca, maschio di circa 6 anni, e luogo di cattura montagna Arclay, lungo... Lunghezza 1,85, peso 160 kg. Bella bestia. Mi piace com'è venuto, ma sono stanco di lavorare con questa robetta. Forse è ora di passare ad animali più interessanti. Tigre siberiana. Luogo di cattura, territorio di Chabarovsk. Ho quasi avuto un orgasmo quando l'ho sventrata e sono uscite le interiore ancora calde, ancora addosso il suo odore selvaggio. Porcaccio, Irons. Scrofa, femmina. Luogo di cattura, Raccoon City. Merda.
22 anni. Il corpo di questo esemplare è morbido, tenero e candido ed è tutto mio per sempre. Porca troia. So benissimo a cosa si riferisce. Pazzo furioso. Ok. Allora. Uno e due. Allora. Così. No, così è giusto. Così. Ok. Ok. Adesso bisogna far arrivare questo. Tac. Tac. Perfetto. Ok. Ho trovato il documento. Squilla il telefono. È diventato improvvisamente il 7. Ethan. Hello. Good to see you again, Claire. We've got unfinished business. E c'è quello stronzo di Irons. Where's that? In the neighborhood. You'll find it. Sherry, all right? For now. I swear, you bastard, if you hurt her. Stupid kid. If you just hadn't dropped that fucking thing, I could let you go. Don't worry, Sherry. It'll be all over soon. Anche lei è terrorizzata dai passi di uno stronzo. There has to be a way out of here. Ah, ok. Già arrivato il momento, Sherry. Ok. Vabbè, interagiamo con sto bambolotto. Madonna che orrenda. Cosa c'è nascosto nel bambolotto? Un cubo. Cubo con simboli. Ah, c'è il simbolo. Sembra tipo i simboli dell'enigma che c'erano nell'originale. Quello con le creature Maya, l'uccello, cose. Vediamo qua. Non posso usare il cubo, mi serve tipo qualcosa per tagliare il nastro, mi sa. Disegni, dov'è che sono? Ah, ok. Allora, cosa si può fare? Queste cose li si può ruotare e spostare. Sono dei simboli ai lati, quindi almeno ho come cominciare. Ok, e di qua. Boom. Poi stella stella. No, però non ho il triangolo. No, allora non. Però qua non corrisponde. Allora non va bene. Ah, però anche questo è quadrato e cerchio. Ok. No. Serve qualcosa col triangolo qua. Tipo questo. Pop. Wow. Ok, ce l'ho fatta. Perfetto. E non ho provato la porta, ma... Ok, ovviamente è chiuso. Quindi andiamo di qua. Dai, Sherry. Taglia lungo la linea tratteggiata. Bravissima. Dov'è che sono? Cos'è, l'ufficio di tassidermia dello stronzo? Qua c'è la telecamera che stava guardando. Lì? Un corpo. Ma. C'è dei disegni di un corpo. Friends, disegni di bambini. What the fuck? Ah! È l'orfanotrofio! Quello dell'ombrella. Ok. Per niente creepy. Qua mi sa che non si entra. No.
Campanon. Da leggere. Diario di Sally. Non vedo l'ora che arriva mercoledì perché ci danno le merendine e i gelati. Ok, mi sa che è un bambino che scrive. Qui è più bello del vecchio orfanotrofio. Le maestre erano tutte cattive e ci facevano studiare tantissimo. Non ci davano il gelato. Qui mi piace tanto, tanto, tanto. Da oggi abbiamo una regola importante. Dobbiamo tenere un diario, andare dai dottori e non possiamo uscire da soli. Mi piace che non dobbiamo andare a scuola. Non ci voglio andare. Tutti mi prendono in giro per i miei vestiti vecchi. Soprattutto quello che li portava prima. Ok. È però brutto che non mandino più i bambini a scuola. 16 gennaio, oggi viene il direttore dell'orfanotrofio. Metterò il mio bellissimo vestito a quadretti. Il direttore è tanto alto e ha i baffi. Il direttore fa il poliziotto. Avevo letto sul giornale che in effetti era coinvolto con l'orfanotrofio, lo stronzolo. E qui? Bisogna che mi... Don't run, ok? Bisogna che mi arrampico su una... sulla cassettiera... Ma l'IKEA è stata denunciata più volte per questa cosa, eh? I bambini muoiono arrampicandosi sulle cassettiere. Vabbè, questa sembra essere resistente. Via. Ok. Posso aprire il frigo o no? Le culle. Per niente inquietante cucù. Per niente inquietante quadretto là fuori. Ma c'è una porta. Cazzo è che suona i sonagli. Niente, qua è chiuso. Senti, senti, senti i sonagli. Vabbè. Ah, qua si passa. Lo stavo già facendo, grazie. Happy Flower Pink Dog. Andiamo avanti. Anche perché qua continuano a suonare i sonagli. No, alla faccia dell'orfanotrofio. Orfanotrofio con rosone. Qua i quadretti inquietranti. Sì. Proviamo, proviamo, proviamo. Naturalmente. Eh sì. Da leggere. Diario di Tom. Sono 2 mesi che ho mandato quella lettera a Oliver e non ho ricevuto nulla, un cavolo. Bah, fanno tutti così quando vengono adottati. Scommetto che vive da una babbo nella mega villa di qualche riccone e si è dimenticato di noi. Pensavo che Oliver fosse diverso, che saremmo stati amici per sempre. Mi sbagliavo. Anne ha fatto sedere tutti i bambini piccoli e gli ha raccontato una storia. Ha detto: tutti i bambini che vengono adottati li mangiano i mostri, ecco perché nessuno sa più niente di loro. Chissà a chi è che vengono in mente queste storie. Forse potrebbero farci qualche film horror che non fa paura a nessuno. Qui sta succedendo qualcosa di strano e non è solo per via delle storie di Anne. Certo, sono stati in posti peggiori. L'orfanotrofio è finanziato da una grossa azienda di medicinali, ma che c'entra che non possiamo uscire o chiamare nessuno? Perché ci sono tanti medici e quegli spari tutti i giorni... Spari? È come se fossimo... Mi adottano. Me. La maggior parte preferisce dei bambini più piccoli e pensavo di essere troppo grande, ma devo dire che non mi dispiace. Ma chi prendo in giro? Sono felicissimo. Il 20 dirò addio a questo posto, farò del mio meglio per essere un buon figlio, così che la mia nuova mamma e il nuovo papà possano essere fieri di me. Ciccino, Tom. 19 febbraio. Oliver è tornato nel mezzo della notte, fuori di sé, urlando aiuto e roba così. Non l'ho nemmeno riconosciuto all'inizio. La sua faccia era spellata, era come sciolta. Ora è con le maestre e i dottori. Dicono sia solo una malattia della pelle. Dicono che guarirà presto e che potremo tornare a giocare insieme. 19. Il 20 ti adottavano. Il diario finisce qua. Allora... chiavi. Ma immagino... si possa andare, no? Andiamo di qua, allora. Questo corridoio Shining... E questo è quello psicopatico di Irons che si ascolta la musica. Eccolo. Oh no, it's him. Maledetto bastardo. Oddio. Sono entrato nel laboratorio, mi sa. Un nastro d'inchiostro. Ah, posso salvare.
Diario di... Boh. Se stai leggendo questo, chiama la polizia. I mostri mangiano tutti. Ci sono tanti uomini neri. Aiuto, arrivano. Mamma, dove sei? Grazie. Quasi salvo. Oh madonna. Han tenuto anche sta parte. Madonna. Mi ricordo chi era questa, la figlia del sindaco, tipo. Eccole là le chiavi. Dai Sherry, dai. No. No. I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. Oh, brava. Brava Sherry. Dai, dimmi che l'hai sfregiato, sto stronzo. Sì. Bravissima. Bravissima. Adesso mi sa che devo correre. Eh sì. Via, 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 via. You are gonna be so fucking sorry. Go away. Via, 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 via. Help! Somebody please! Eccolo. You stupid bitch. Oh madonna. Oh madonna, ha chiuso a chiave la porta. Un Mr. Raccoon. Ok, ma non è il momento. Devo nascondermi, devo nascondermi. Cazzo, qua non si passa. Là si è rotto il tavolo. Ma il tavolino sotto cui sono passato prima. Oh mio Dio. No, chiude anche questa. It's all over now. Doors locked. Madò. Where are you? Show yourself. Oh, I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. Mamma mia. Maledetto bastardo. E Claire, cioè Sherry, prendi la moca qua. Cazzo è il boiler, spacchiamoglielo in testa. Cosa ha fatto? Ha aperto una via. Oh god, oh god. Non parlare. Oddio, 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 oddio. Bitch has gotta be here somewhere. No, 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 no. Mi sa che devo approfittare. Il fatto che si è fatto male per passare. Ok. E adesso? Sotto il tavolo. Madò, madò. Lo guarda sotto e mi vede. No, no, no. Son of a bitch. Please. This is your last fucking chance. Show yourself. Ma perché devo andare da qualche parte? Dove cazzo devo andare? Quella porta là era chiusa prima. Madò. Madò. It burns. Cioè, credo mi abbia spostato, eh. Ok. Non fregargli le chiavi. Dai, 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 dai. Ok. Vai via dal cazzo. Fuck is my key. I see you. No. Via. Via, 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 via. Quello che arriva. Dai, verso il fottuto esterno. Apri. No. Ma c'è il fottuto catenaccio. Madonna, arriva, arriva correndo. I'm coming in, Sherry!
so cosa. È davvero Shining! Ma è davvero Shining! Porca troia! Sherry, tiragli addosso l'intero. Fottuto. Niente. No! Fuck.